Continuiamo la nostra ricerca di Ra. O dovremmo dire Ra, la finisce. Iniziamo con la spiegazione delle parole da cui proviene Israele. Is naturalmente viene da Iside e Osiride, le due piramidi. Ra è il centro della piramide controrotante, l'occhio del vortice. Quindi che dire di El? Prendiamo il labirinto, che è, a mio avviso, il modello elettrico alla base del meccanismo controrotante. El, i 12 angeli. Quando conti i corridoi e il labirinto, ne hai 11 orizzontali. L'ultimo è verticale, è l'arcangelo Michele, che è il più vicino a Dio. Al centro del labirinto hai la scatola. In cima alla scatola ci sono i due cherubini, Sandalfon, la femmina, e Metatron, il maschio. Quindi, quando muori, supponiamo che ci sia uno spirito che lascia il corpo. Lo spirito viene risucchiato nel meccanismo controrotante e crea un viaggio spirituale al centro di questo meccanismo. Sono stati scritti diversi libri per guidarti in questo lungo viaggio. Finalmente sei arrivato e lì incontri il dio degli inferi, Osiride. Sei stata una brava persona o una cattiva persona? Anubis è nel tuo cuore. Se tu fossi stato un cattivo ragazzo, verrai mangiato all'inferno, da Ammut. Questa ovviamente è la storia cattolica di Gesù che ti aspetta in paradiso. L'arcangelo Michele peserà la tua anima e se sei stata una persona cattiva andrai all'inferno. Possiamo vedere chiaramente la doppia piramide, il Ka e il Ba. Torniamo indietro al momento in cui sei risucchiato nella piramide. Ora sei nella scatola e fai una bella chiacchierata con Dio. E Dio ti dice, perché non torni indietro? Impara dai tuoi errori, riprova ancora. Così torni nel libero arbitrio. Seconda possibilità, sei nella scatola, ma ti rifiuti di ascoltare Dio. Quindi ti lancia nella fossa. La fossa ardente dell'inferno. E ora finisci nel toro e lì ti reincarni, per così dire. Così l'unica funzione della leggenda della religione di Ra è tenerti dentro la reincarnazione di Ra. L'unica cosa che ti costringe a reincarnarti è la paura di Dio e la paura dell'inferno. Diamo un'occhiata ad alcuni sporchi trucchi della religione di Ra. Hai l'ostia e il calice, e l'ostia è l'occhio del toro, l'occhio di Horus. Diamo uno sguardo a qualche magia nera cattolica. Corpo di Cristo che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo di Cristo che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Così distruggi ritualmente la coscienza del toro, rompendo l'occhio di Horus. E cosa c'è dopo? Beh, lasci che la mangino e senti un altro trucco di magia nera. Mettere una croce nera sulla ghiandola pineale. Fai a fette il vortice. E non è solo nelle città cattoliche. Diamo uno sguardo alla Mecca dall'alto, la regione della scatola nera della Kaaba. Ci risiamo.
stai ricreando una miniatura del nostro cratere Terra e la distruggi ritualmente, mettendoci dentro una scatola nera. È ciò che chiamiamo voodoo. Per un altro esempio, torniamo al Karabakh. Uno dei miei spettatori ha richiamato l'attenzione sulla parola scarabeo. Cosa sta facendo lo scarabeo? Sta raccogliendo merda. La merda ora è chiamata cacca. E questo spettatore ha detto che in ungherese baba significa uovo. Così lo scarabeo sta deponendo le uova nella merda di un altro organismo. L'umanità sta vivendo in perfetta sintonia con la natura, ma a un certo punto siamo stati invasi da parassiti. E la mela potrebbe essere l'uovo, e il serpente potrebbe essere lo scarabeo. Proprio come la fenice torna di tanto in tanto a deporre un uovo. Ogni anno festeggiamo la nostra infezione. Buona Pasqua! Passiamo ad un altro dipinto molto importante, uno dei dipinti più belli al mondo, per me, finora. Questa non è una lezione di arte, ma lì c'è un elemento molto importante in questo dipinto. Decodifichiamolo. Sopra il dipinto si vedono i cerchi di Atlantide. Saturno, sede del parassita. In basso hai l'ottagono. Quando hai una vista dall'alto sul meccanismo controrotante, hai i due quadrati che formano l'ottagono e al centro hai l'occhio del vortice. Davanti all'altare hai Metatron e Sandalphon, i 12 angeli dell'arca, la El. E in cima alla scatola, ovviamente, al centro del meccanismo controrotante, hai l'occhio di Ra. Quindi, il pittore di questo dipinto, di cui era membro, Jan van Eyck, era dell'Ordine del Vello d'Oro. Bene, puoi immaginare l'Ordine del Vello d'Oro all'Ordine di Allah. Quindi, ora veniamo a questo importante nuovo elemento. L'agnello di Dio è l'occhio di Ra. Ma tu vedi che l'occhio di Ra sta versando sangue nel Santo Graal, il toro. Quindi, cosa sta succedendo qui? Torniamo al momento in cui tutto accadde. Gli Atlantidei sbarcano sul cratere Terra. Gli Atlantidei furono successivamente chiamati gli Egiziani. Gli Egiziani non vivevano lì. Diamo un'occhiata alla carta geografica di Hereford. Che aspetto avevano? Diamo uno sguardo ai loro cervelli. Un cervello creato nel campo del toro e il cervello creato nel campo piramidale controrotante. Quindi, a mio avviso, avevano il cranio allungato. Erano i costruttori delle piramidi, cercando di ricreare il proprio mondo nel nostro cratere. Diamo un'occhiata alla piramide di Cheope. Stavo cercando di usare il principio delle piramidi controrotanti sulla piramide di Cheope. Hai un triangolo e hai una scatola.
così che mi invitava a invertire l'altro triangolo e ho provato a metterlo al suo posto. Così sono arrivato con tre fasi. Penso che questo debba essere stato il concetto originale della piramide, con l'estensione della camera della regina nel mezzo. Ma cosa stava succedendo? Penso che la rotazione della Terra stava creando il secondo triangolo e questo ha innescato una sorta di energia. Ma per quale scopo? Ho letto da qualche parte che Noè ha scoperto il vigneto. Cristo sta cambiando l'acqua in vino. L'agnello di Dio sta versando sangue nel toro? Cosa sta succedendo? Quando ho avuto questa folle idea che forse il vino è olio, forse la piramide cambia l'acqua in olio, mi ha ricordato la storia di Hitler e di Glocker. Hitler stava sperimentando elementi controrotanti. Hitler stava facendo un veicolo spaziale antigravitazionale, un UFO. Ma potrebbe essere stato molto semplice. Stava cercando solo di fare l'olio. E quando guardi Google Maps, vedi che l'intera area intorno alle piramidi è deserta. Forse questo dispositivo ha rimosso tutta l'acqua dal terreno e trasformato in petrolio che i sauditi stanno pompando ora dalla terra. E dai un'occhiata a questo. È quasi come il delta del Nilo. È uno specchio della piramide. Quindi, a un certo punto del tempo, la rotazione della Terra stava cambiando. Così la piramide non funzionava più. Hanno dovuto fare alcuni cambiamenti e questo è il motivo per cui penso che abbiano avuto bisogno di un secondo buco nel nucleo della piramide e hanno dovuto fare la camera del re. Ma per evitare il crollo della piramide hanno dovuto fare un'enorme galleria per accostare i giganteschi blocchi per sostenere il tetto della camera del re. Ma la piramide ancora non funzionava abbastanza, quindi penso che sia il motivo per cui hanno scavato il buco nel terreno per calibrare la seconda piramide. Torniamo alla Kaaba e qui tu vedi una controrotazione, la rotazione della terra e la rotazione delle persone, ma nella Kaaba hai un elemento aggiuntivo, la pietra nera. Quindi la mia domanda sarebbe, se ci fossero pietre nere nella camera del re, è questo cristallo l'occhio di Ra? L'agnello di Dio che crea il sangue di Cristo? È una specie di superintelligenza? Dov'è adesso? Ci sono molte ragioni importanti per studiare gli asteroidi come il bersaglio dell'asteroide Osiris Rex Bennu. Riportando un campione sulla Terra, come farebbe la SRX con i campioni di Bennu, nel 2023 saremo in grado di esaminare i campioni nei laboratori intorno al mondo per comprendere in dettaglio la natura del campione e il suo posto nel sistema solare originario. In questo momento ci stiamo avvicinando all'asteroide Bennu. Siamo alla ricerca di detriti o altri oggetti che orbitano attorno all'asteroide per ogni evenienza. Dobbiamo evitarli.
si farà la caratterizzazione globale dell'asteroide, fondamentalmente facendo mappe dell'intera superficie. Ci interessa la topografia, se ci sono crateri, da dove le rocce. Come funziona questo meccanismo? C'è gas compresso che viene rilasciato e che solleverà la regolite dalla sede e lo conserverà in questo contenitore che poi metteremo all'interno della capsula di rilascio del nostro campione e riportarla sulla Terra. Ormai sai che probabilmente c'è una differenza tra nazisti e tedeschi. A un certo punto del tempo, i tedeschi furono parassitati dagli Atlantidei. Hanno detto loro che erano della dimensione Buber e hanno commesso il più orribile dei crimini. Ma alla fine della guerra sono stati sacrificati loro stessi dagli Atlantidei. Molto tempo fa gli ebrei furono parassitati dagli Atlantidei. È stato detto loro che erano le persone scelte. Quindi vediamo quale piccola truffa gli Atlantidei hanno progettato per loro. L'Islam e il sionismo politico si distruggono a vicenda, l'un l'altro. E questo è esattamente quello che stanno facendo, ovviamente. Oggi Israele fa un grande passo verso la pace. Guarda il sorriso subdolo. Quando dicono pace, intendono guerra. Giovani di tutto il Medio Oriente sono pronti per un futuro più promettente e il governo guarda la cravatta. Ovviamente questo è il trucco in codice. Estremismo o il nemico comune di tutti. Trump lancia costantemente segnali vistosi. La mano del massone, Alistair Trump, spirito nella sua forza, finché lo Spirito Santo lo rafforzi, la sua anima spirituale incarna e Padre, stiamo liberando saggezza dal cielo e dichiaro che tu usi Dio. Amen.